distesa, come vedete, di detriti, ma tutto proprio sabato mattina per la tanta acqua uscita, come potete vedere quest'oggi tutto è rientrato grazie anche alle ottime condizioni meteo. Oggi ci aveva un vento molto fastidioso e forte, ma un cielo assolutamente azzurro, come potete vedere. Giornata che sembra quasi, anzi assolutamente, di primavera, a parte il freddo ovviamente. Come vedete, il lungo lago riaperto da questa mattina, via il periodo. Sono state colte anche le passerelle che avevano caratterizzato la giornata di sabato, soprattutto. E adesso è tornato, come vedete, tutto alla normalità. Ovviamente c'è adesso, quest'oggi sarà ancora peggio nelle prossime ore. Qui siamo sul lungolago, c'è la pista del ghiaccio dei Balocchi già estremamente piena, tantissimi ragazzi, come potete vedere sullo sfondo, approfittando anche delle vacanze scolastiche che sono formalmente iniziate proprio in questa giornata. E cosa più preoccupante, come vedete, certo è questa, bisognerà avere un po' di pazienza, come vedete, tantissimi detriti, che è la conseguenza ovviamente più immediata del maltempo dei giorni scorsi. Distesa importante anche qui nel primo bacino. Soffermano in effetti alle bellezze del territorio, e purtroppo, vabbè, qui in riva c'è anche questo spettacolo non bellissimo, come vedete, tanti detriti che sono arrivati dall'alto lago dopo il maltempo di questi giorni. Tanta gente in giro in questo 23 di dicembre, e come vedete, ecco, chiudiamo con le immagini della pista del ghiaccio, con tanti ragazzi che sono qui per qualche ora di svago e di divertimento sulla pista del ghiaccio in piazza Cavour. Si può pulire, ci chiede Lorena, e certo, si può pulire, bisogna avere ovviamente anche il battello spazzino, ma qui non è facile, come vedete, perché lo sporco e i detriti sono venuti proprio qui, attaccato al ridosso delle barche, sul lungo lago, quindi non è la cosa più facile del mondo, come vedete, venire a pulire qui, perché c'è lo spazzino che non ci può passare. Ci vorrà un po' di giorni, poi ovviamente saranno gli operai a ripulire tutti questi detriti, ma ce ne sono ancora tanti in arrivo, quindi ovviamente nei prossimi giorni potrebbe essere ancora peggio. C'è un forte vento, intanto vi aggiorno anche sulle condizioni meteo. È una giornata perfetta, bellissima, senza neppure una nuvola, in tutto Como, vigilia, antivigilia di Natale, quindi con una giornata che sa quasi di primavera, ma il freddo c'è comunque questo pomeriggio. Caro saluto, allora, dal lungo lago, riaperto, si circola regolarmente, come potete vedere in questo momento, e buon pomeriggio a tutti voi amici di Ciao Como.